un'affermazione così per chiudere, per chiudere questo discorso qui. Non si parla dei risultati, non si parla di come arriverà a fine stagione, però che Pistoia è innamorata di te, lo sai, questo. Sono avuto conferma domenica nella maniera più diretta possibile, non ci sono dubbi. E anzi, l'ho fatto, credo, tramite Elisa Mancini, non so se lunedì o martedì, ma uso questo voi oggi qua, insomma, è un ringraziamento il mio nei confronti di... Anche grazie tramite Francesco ho fatto una cosa un pochino fredda, ma insomma quello che in il momento mi consentì oggi. Rispondo a questo grande affetto con tutti i ringraziamenti veri e più sentiti possibili, perché è chiaro, domenica, io per me è stata una domenica, una giornata di lavoro un pochino particolare, rivedendo la partita, succede in tutte le partite, però certi attimi di quella partita ho in mente, no, come certi palloni sono usciti piuttosto che certi rimbalzi sono sfuggiti dalle palle dalle mani dei giocatori di Cantù, e mi chiedo come è possibile, no? Ovviamente è solo un'idea, perché poi queste situazioni capitano in tutte le partite, no? I piccoli dettagli che fanno la differenza. Però insomma, per me domenica è stata una giornata speciale, e il fatto di viverla a Pistoia con l'affetto di tutta Pistoia, praticamente con il calore dei tifosi, ma anche di coloro, insomma, che con i messaggi e poi prima e dopo la partita mi hanno trasmesso il loro affetto, la loro vicinanza, ecco, è stato bello. E quindi ringrazio tutti sentitamente e dal profondo del cuore.